Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di SemiRestore, un programma che ha catturato l'attenzione dei media perché prometteva di fare una cosa che nessun altro programma sarebbe mai riuscito a fare, almeno fino ad oggi, cioè ripristinare un iPhone, un iPod Touch o un iPad senza aggiornare la versione di iOS, quindi mantenendo il jailbreak, cosa che è molto importante se pensate che con il rilascio di iOS 6.1.3 e poi di iOS 6.1.4 esclusivo per iPhone 5, Apple ha praticamente chiuso la possibilità di rimanere ad iOS 6.1.2, che è l'ultimo firmware su cui si può eseguire il jailbreak untethered con Evasion. Quindi, facendo questo, quando si ha la necessità di ripristinare un iPhone, un iPod Touch o un iPad, magari perché la batteria dura poco oppure perché le performance non sono più quelle di una volta, si deve necessariamente aggiornare ad una delle due ultime versioni di iOS, per cui appunto non è previsto il jailbreak. Quindi è una vera e propria, un vero e proprio punto di svolta: si sceglie jailbreak o performance nel caso appunto in cui ci siano problemi, o semplicemente nel caso in cui si verifichino delle incompatibilità che non possono essere risolte tramite Cydia. Quindi noi pensavamo, come molti tra l'altro, che SemiRestore fosse praticamente un nuovo programma fake, cioè un programma nato solo per catturare l'attenzione dei media. Così non è stato, tant'è che lo stesso sviluppatore ha deciso di far provare ad alcuni blog selezionati, tra cui iPhone Italia e iPadItalia.com, il programma SemiRestore, che noi abbiamo qui adesso installato sul nostro Mac. In realtà, c'è da dire che il programma funziona anche molto bene, quindi diciamo ci scusiamo con lo sviluppatore, però sappiamo bene quanti programmi di questo tipo siano stati rilasciati e si sono poi rivelati dei fake clamorosi, quindi in questo caso complimenti allo sviluppatore perché appunto il programma funziona e adesso vediamo come. Intanto appunto io ho scaricato questa versione beta, vedete, beta 5 di SemiRestore, che appunto non è ancora disponibile al pubblico, quindi non cercate in giro, non cercate link perché non troverete nulla, o se trovate qualcosa trovate dei file potenzialmente pericolosi perché non corrispondono al vero programma che abbiamo qui. Tra l'altro, come vi dicevo, essendo stato rilasciato in versione beta, questo programma non è ancora del tutto stabile e soprattutto non ha ancora un'interfaccia grafica, perché questo, come potete notare, è semplicemente un file da usare in terminale. Sono dei comandi da usare in terminale, poi farli eseguire sull'iPhone o sull'iPod Touch o sull'iPad. Ma procediamo subito. Noi proveremo la procedura su un iPod Touch di quarta generazione jailbroken che state vedendo in questo momento. Come potete notare dalle personalizzazioni è chiaramente un dispositivo jailbroken, in più notiamo l'icona di Cydia. Quindi proveremo su questo dispositivo SemiRestore. Cosa farà questo programma? Praticamente andrà ad eseguire un ripristino completo, anche se va sottolineato, non è un vero ripristino del software, ma viene semplicemente svuotato il dispositivo, il sistema operativo, da tutti quelli che sono i tweak e le modifiche installate tramite Cydia, riportando quindi iOS come se fosse molto vicino, insomma, ad un iOS originale, con la differenza che verrà mantenuto il jailbreak. Quindi è una bella aggiunta in più perché appunto ci evita quel problema di cui parlavamo prima, cioè la necessità di dover o scegliere o tra il jailbreak o, in caso di problemi, il ripristino, che però appunto annullerebbe il jailbreak. Allora, per il momento appunto noi stiamo facendo la procedura su Mac, il SemiRestore in arrivo per Windows, Mac e anche per Linux, quindi lo vediamo qui, non sappiamo se la procedura rimarrà questa. In ogni caso torneremo sull'argomento non appena il programma sarà rilasciato. Ma ora procediamo e vediamo come eseguire il ripristino di un iPhone, un iPod Touch, un iPad o un iPad mini senza perdere il jailbreak.
Bene, come dicevamo, procediamo quindi nel mostrarvi come eseguire un ripristino mantenendo il jailbreak su iOS. Primo step, ovviamente è necessario scaricare sia il Restore beta o la versione finale, insomma, a seconda che siate tester in futuro o utenti finali, nel secondo caso bisognerà aspettare di più. E lo installate, appunto, lo copiate nella cartella download del vostro Mac, PC, Windows o computer con Linux. A questo punto è fondamentale verificare di aver installato sul dispositivo due pacchetti che normalmente non vengono configurati durante l'operazione di jailbreak, vale a dire apt-07 strict e OpenSSH. Questi due pacchetti sono appunto fondamentali per eseguire l'operazione. Fatto questo, noi li avevamo già installati. Praticamente possiamo uscire da Cydia e iniziare l'operazione tramite il Mac, il PC o il computer con Linux. Per prima cosa, quindi, apriamo Terminale sul nostro computer e digitiamo il comando cd downloads che ci porterà all'interno della cartella downloads in cui teoricamente abbiamo salvato, come vi ho detto, il file di SemiRestore. Come vedete, cartella download, c'è solo questo file e io tramite il terminale sono nella cartella download. A questo punto dobbiamo lanciare un altro comando che io per comodità scriverò manualmente. Voi potrete benissimo copiarlo da quello che troverete nell'articolo dedicato a questo video su iphoneitalia.com. Allora, SCP SemiRestore Beta 5 root, e ora dobbiamo inserire il nostro indirizzo IP che vediamo all'interno delle impostazioni del dispositivo, perché ci stiamo in sostanza collegando a questo iPod Touch tramite SSH. Quindi vado a vedere l'indirizzo IP ed è questo qui che sto digitando ora. Ovviamente ognuno di voi deve inserire il suo, perché questo IP cambia a seconda dei dispositivi che si collegano. E poi continuiamo. Var root, perché è il percorso in cui vogliamo copiare il file di SemiRestore. Ovviamente un'altra cosa da tenere presente è che il comando cambierà se cambierà il nome, come sicuramente cambierà, del programma, del pacchetto. Quindi se il pacchetto finale sarà solo SemiRestore, non dovremo aggiungere la voce beta 5. Diamo il comando, come vedete ci viene chiesta la password SSH del nostro dispositivo. Se non l'avete cambiata, come è molto probabile, la password di default, come nel mio caso, è Alpine. Vedete, adesso siamo collegati dal Mac all'iPod in SSH. Il trasferimento di SemiRestore Beta 5 è avvenuto al 100%, quindi possiamo procedere. Dopo aver fatto questo, possiamo o aprire una nuova finestra del terminale, e io faccio esattamente questo, oppure continuare a scrivere normalmente. Adesso non ci resta che ricollegarci nuovamente in SSH al nostro dispositivo, facendo sempre attenzione a digitare bene tutti i comandi, altrimenti si commettono degli errori e la procedura non va a buon fine. A questo punto siamo nella root dell'iPod, ci dobbiamo spostare in var root. Sempre sull'iPod ci siamo e vedete, con il comando ls vediamo cosa c'è in questo percorso e fino a qui tutto bene perché SemiRestore si trova nell'iPod e adesso dobbiamo eseguirlo. Quindi nuovo comando chmod più x SemiRestore beta 5 Eccolo lì. Facciamo sempre attenzione, qui ho messo uno spazio di più, come vedete, e il comando non è andato a buon fine. Continuiamo
controlliamo sempre bene le stringhe, perché se poi la procedura non va a buon fine, diciamo, dipende solo da questo. Ultimo comando per far partire definitivamente il ripristino con SemiRestore Beta, questo qui, e come vedete siamo entrati nel programma vero e proprio. Ci dice che il tool è attualmente in beta, il device ora si ripristinerà, prima eseguendo un respring come abbiamo visto, e a questo punto ci viene chiesto di confermare l'operazione per l'ultima volta digitando 0 seguito dalla pressione del tasto Enter. Come vedete l'iPod si sta riavviando, si riavvierà più volte, adesso è importante mantenere la calma perché il procedimento l'ho testato più volte, funziona benissimo. A vedersi, insomma, non è il massimo, perché vediamo questo dispositivo che si spegne e si accende, si spegne e si accende, però vi assicuro che va tutto a buon fine. Facciamo attenzione solo ad una cosa, cioè a non toccare mai e poi mai il dispositivo durante l'operazione, perché si potrebbero creare problemi. Nulla di grave ovviamente, però non toccatelo perché così andrà bene. Si sta ripristinando, sta seguendo un respring per l'ultima volta il nostro iPod Touch, adesso verranno puliti gli ultimi file e la procedura dovrebbe essere completata. Attendiamo che ce lo dica direttamente il terminale. Voi potete seguire benissimo le tempistiche, insomma, che state vedendo in questo video per capire quando l'operazione può considerarsi completa. A questo punto il procedimento si è apparentemente concluso, tant'è che, come vedete, SemiRestore is complete, abbiamo messaggi positivi sullo schermo del Mac, tra l'altro la connessione è stata chiusa, ma più importante di tutti, vedete? Schermata di configurazione di iOS 6 classica, quindi andiamo avanti, inserisco la mia password. Bene, abbiamo finalmente completato l'operazione, andiamo a sbloccare l'iPod Touch. Come vedete abbiamo un iPod Touch jailbroken perché c'è l'icona di Cydia, però completamente allo stato originale. Tant'è che se andiamo nelle immagini non troviamo assolutamente nulla. Se andiamo nella musica, stesso discorso, nessun contenuto. Se andiamo sui messaggi, uguale, nulla di nulla. Addirittura vedete ci chiede di attivare iMessage, stesso discorso per FaceTime, proprio un iPod nuovo ma su cui è rimasto il jailbreak, perché vedete abbiamo l'icona di Cydia completamente funzionante. Lo carichiamo un attimo giusto per dimostrarvi che non è solo un'icona. Cydia pienamente funzionante. Quindi SemiRestore funziona piuttosto bene, non ci sono problemi di sorta. Ogni tanto capita che magari durante l'operazione nel terminale si possa perdere un po' di tempo, si possa rallentare il processo, però tutto sommato siamo a livelli veramente ottimi. Ancora una volta, è importante ricordare che il ripristino, in quanto viene mantenuto Cydia, non è un vero ripristino del software, ma più che altro uno svuotamento del software da tutto ciò che riguarda Cydia. È importante ricordare che, siccome tutti i contenuti delle applicazioni, calendario, immagini, fotocamera, passbook, game center, tutti i dati vengono completamente azzerati e tra l'altro vengono rimosse tutte quelle applicazioni che avevate scaricato esternamente dall'App Store, nonché i brani, nonché i video e tutto il resto. È fondamentale, prima di procedere con SemiRestore, eseguire un backup o tramite le impostazioni su iCloud, che è comunque consigliato in ogni caso, o meglio ancora tramite iTunes perché è più macchinosa come operazione ma è anche più sicura. Quindi eseguire il backup e poi fare esattamente ciò che abbiamo fatto noi. Dopo aver ripristinato il dispositivo in questo modo, non ci resta che ricollegare il dispositivo al computer o eseguire, però questo dovremmo farlo prima, il backup, il ripristino del backup da iCloud. Quindi, complessivamente vi ho detto, il funzionamento di SemiRestore è semplice, ovviamente c'è qualche comando da terminale da dare, però se seguite le nostre indicazioni è impossibile sbagliare, o anche se sbagliate, insomma, non farete nulla di grave.
nella peggiore delle ipotesi, non partirà il ripristino del dispositivo. Detto questo, io, Andrea Cervone, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento sulle pagine di iPhoneItalia.com. Ciao a tutti!